Amici, salve! Salve alla città e alla campagna, al mare e alla montagna. Salve a chi dorme e a chi veglia, a chi fatica e a chi si sveglia. Salve a chi ascolta e a chi fa finta di niente. Salve a tutti! Io sono la favola e sono qui per allietare un po' del vostro tempo. Sono così giovane come sembro, sono nata con la fantasia dell'uomo e continuerò a sopravvivere nei secoli fin quando l'uomo avrà dei sentimenti. Scomparirò per sempre, quando esso sarà trasformato dalla scienza e dal progresso in un robot manovrato dai pulsanti dei computer. In me c'è immaginazione e fantasia, e faccio agire contemporaneamente in una straordinaria fantasmagoria esseri animati e inanimati, gnomi e folletti, vostre sirene, fate e magi. Segno sempre qualcosa. E concludo il racconto con una frase. Ma ora, siamo al piacere del racconto, che spero vi sarà gradito. Vi racconterò una storia che vi potrà sembrare vera, ma forse lo è veramente, perché nella vita di tutti i giorni succedono tante simili. Man mano che il racconto procederà, voi vedrete le immagini come se vi trovasse davanti a un grande schermo, o meglio ancora, come se foste a teatro. Sarà il fascino del racconto, la magia della favola. A proposito, il suo titolo è Quando suona mezzanotte di Natale. Come bei tempi andati, quando seduti davanti a un bel fuoco acceso, pendevate le labbra della nonna, che dava inizio al racconto, le vecchie e magiche parole di tutte le favole, anch'io vado a incominciare il mio racconto con le stesse parole. C'era una volta. Quando si discobulusi e ignoranti Madusa, volete ammucciare un soli, un Ah sì,
una stucranza biondoni che ci a dire. Oggi è vigilia di Natale, no? Va bene. Lo sai che significa Natale? Che significa, sentiamo? Natività, cioè la nascita di Gesù, bambino. Ma che su mi pare che non insegnai io? Vabbè, mamma, ma sapevi che bambinetto non nasce su da bel bacino e manco portarci con. Fu partorito dalla Madonna. Mi basta, non so discorso di piccere di Cristo. Ma perché, mamma? Perché mangiassi allora l'anima mia? Tu mi dicesti, galaccio, compariva con te Madonna e ci disse, Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei la benedetta per le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo Gesù. Perciò? Per Dio mia, mia mamma. Ma ora mi devi dire da panna che ancora c'è preparare un letto alla cucina con Gettina. Ah, oh, Achetti! Uffa, Achetti! Ci mandiamo a dormire. La pazienza, occupati, usce e Monine va. Con permesso che... Non ti scontare all'opera io... No, ma stai pigliando, fuori da Gicchia. E mia, mamma, da dove usciste? Ah, voglio, che non devi chiedere la mano d'aiuto, dai, gioia. A me mica la usano. A me non mi facciamo una aiuto di gatti. Ma mi finite di pareggiare, signorina, e poi giochiamo. Io perché sono un sciariato. Qua. Cosa ti ha fatto da fatti così? No, non ci n'hai visto tanta cucina. Io gamma, già siamo qua. Ma no, Sherry, cosa ti ha fatto la tua cuginetta per essere un buon sciato? Non voglio che hai gatti con mia. Con Gettina, zia, fallo contento, sanno che stasera Nerona è una mala serata. Va bene. Sherry, giochiamo? Non mi chiamare più Sherry, che non sono più cioccolatino. Che gioco facciamo? Pokémon. Ma, non so. Ma vai, ok! Ci lasci tanti voti! Alla su picchiatura! Ah, oh, sì, vediamo! Vengo io aiuto qui, primo. Dai gatti da sti tu! Ketty! Ora sei tu che stai con me! I gatti li ha messi a panzallare, e non ti aiuto, mi tiro! Oh, accidenti! Tanto, questi ti rompo, perché mi vieni l'asso di mazzi.
Zia, Sassana sarà a cena con noi? Per speriamo, figlia. Mi promise che la veniva. Tu sai, lei mi ha Totò. Che Dio sia che è un figlio d'oro. C'è l'aria e studia e sta per laurearsi, sai? Pensa. Era di una stazione, ma si fece cangiare tonno per venire a salutare la figlia. Getti, non stanno lucando più. È inutile che ti vuoi tagliare la porta. Sassana non dorme. Piccola Chieti, benvenuta, vieni, vieni, fatti guardare. Benvenuta, sei cresciuta e ti sei fatta più bella. Come stai? Vieni qua, abbracci. Come piano, merci. Tu stai bene? Bene, grazie. Scusami se non c'ero alla stazione, ma ero fuori sede. Mamma. Figlio d'oro. Terremoto, tu non un invasone. No, prima Chieti. Ma Chieti già vorresti. Ma io andorno. Concettina, c'è un ruolo sto vasone per cortesia? Mi voglio pure. Vieni, prego tente. Che c'è? Si chiama Terremoto. Oh, era morone una mia. E tu chi mi do? Ah sì, il dentale. Tu non mi fa soli che tornerà. Va bene. Buongiorno. Visto che mi avete baciato tutti e tre, meritate un regalo. Mamma, questo è un bel figlio. Grazie. Importante, devo incontrare una persona con cui concludere un affare. Sassà, che sta a fare? Che sostimi
misteri. Ma quali misteri, mamma? Non sai cosa bisogna fare con l'amico mio. E qui sta amico? Ma no, no. E che c'è da fare facile a Stene? Affari, mamma, affari. Mammuzza, ma non devo fare mettere sta affare. Io ti do testo a posto, studia, perché ti invece di diploma? Tanto faccio di faccia essere ferrovie, come dici tutto to. Sì, di essere venuto a stato come detto, ma di quando già sei ferrovie, scancianotti qua o no? Vero, però c'è lo stipendio sicuro. E lo stipendio, 1200 euro al mese. Sai chi c'è questo stipendio? Ma però non ci abbastano, quando si laurea migliorerà, sai che ingegnere si può fare di buoni? Ah, mamma, non mi farà dire. Potrà guadagnare al massimo 1500 euro. Io modestamente, 1500 euro, ti guadagno una ragione. E che fai per guadagnare tanto? Affare, mamma, affare. Cosa ti fa guadagni? Non ne sono, che ne fai? I soldi negli affari, vanno e vengono, girano sempre. Oh, mamma, scusami, vedi che quando si bagnino con troppi soldi ci si imbriaga. In cittina, zia, ci vuole di tu? Lo sai, che cosa vuoi dire la scuola? Ah, mamma, ma che ti vale la sogno? Un bici di tu? Ti ne giri per forza, vero? Eh sì, non capisco tanto l'appuntamento. Io come ti avevo promesso, tornare. Che colpa mia se ancora non è pronto e papà non è tornato. Ciao, che? Scusa. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. E tu non ne stai? Ti spiegavo? Non ne stai neanche. Dici che c'è un appuntamento da fare. Perché è diventato un armatore o un capitano d'industria? E tu cammuto? Ma io ammuco! E perché non fermavi tu caso faccio? Mi pare che ti passavo di tutto un altro. Ma perché mi dissi che mi avresti spiegato tu? Mi pareva che c'era un beneplacito. Come beneplacito? Sapeva tutta sta premura. Appuntamento da fare e sa sbagliavo. Sapeva tutta sta premura, vuol dire che l'appuntamento ce l'aveva più davvero. Ma con cui? Con Berlusconi, con Rockefeller, capo una madonnazza, sì. Ma Lucia! Sai, in società con un amico. Che di sicuro l'appuntamento ce l'avevo con qualche trapallaria che sei. Oh, mi vai a paracadutare, stupato. Valla a paracadutare in cucina prima che con una scoppola ti faccio fare un atterraggio di fortuna. Oh. Concettina, sei venuto a tutte queste piante che a danna? Sì, siamo ancora che Gonzalo ci non vuole tempo. Che Abbefana? Chi è sto discorso da Abbefana? Abbefana, ma puttati, il salimasca. Ma come, tu che sei un progressista, credi ancora Abbefana? E c'è chi, per forza, non c'è una volta che il salimasca. Tu sei per quanti e tentati. E poi se ci crede, quando te con me, vedi pure, per sponotare. Quando? Sì, qui stiamo parlando. Come? Totò, una gittata per te. Ci pareva? Pronto? Sì. Sì, sono io. Come? Si è sentito male? Vabbè, sì, d'accordo, sto arrivando. Ok, sì. Qui era il telefono, Totò. Il capo servizio, il mio collega si è sentito male e devo sostituirlo. Perché proprio tu? Non lo so, va bene, chiede. No, ma prima che te ne vai mangio ti picchi del muzzucone. No. Non è che te ne vuoi rimuovere i panni. Ma non faccio d'altro. Ma stai, è pronto. Buonasera. Tu dove stai? Devo andare a sostituire un collega, ma... Mi dispiace. Ma devo andare. Ma ciao. Ma anche tu? Sì, non posso farne a meno. Mi dispiace. Grazie. Ti dispiace? Sì, molto. Mi credi? Sì, scusami se prima ero pungente, ma ero geloso. Io ti voglio bene. Comunque, devo scappare. Buona cena e buon Natale. Mi dispiace. Buon Natale, buon Natale. Bello Natale. Cane sta avvenendo. Assettati, Pietro. Assettati. E ne mangiamo su tanticchiate veleno. Va. Avanti. Puoi chiamare la Santa Croce. Proprio vero. Padre e una madre, pur avendo generato una schiera di figli, crescendoli, educandoli e dando loro un avvenire, ad un certo punto della vita si troveranno soli,
perché ciascuno di questi figli intraprenderà la sua strada, possibilmente trasferendosi in altri luoghi. Si farà una famiglia, avrà dei figli e si dimenticherà di coloro che l'hanno messo al mondo, senza riflettere che i vecchi genitori resteranno sempre in trepida attesa di un cenno di saluto o di un'agognata visita. I coniugi Pappalardo però non si trovano ancora in queste condizioni. I loro figli vivono in casa, ma i due più vecchi stanno per spiccare il volo e farsi una loro famiglia. Resterebbe il minore dei tre, Mimì, a tenerli occupati e in movimento con i suoi capricci e le sue monellerie. Ma crescerà anche lui e sentirà il bisogno di evadere, come già i suoi fratelli. Ma torniamo alla nostra favola. Come vedete, è notte fonda. I nostri eroi dormono profondamente. Un'orchestra di tromboni, seghe elettriche e sospiri li accompagna nel sonno. Sentite? Per il momento stanno facendo il sonno dei giusti, ma non sarà ancora per molto. No, non mi sveglierà la mia voce, non mi possono sentire, io sono fuori dal racconto. Saranno svegliati dagli avvenimenti che si succederanno tra un momento. Siete curiosi di conoscere il seguito, vero? Beh, continua allora il mio racconto. Intervallo corre sveglio, secondo tempo e secondo sonno.
A me non ci non posso dormire con tutto tu occhi chiusi tranquillamente. No, cagherei per una testa per vedere cosa ne dire alle ore piccole. Ma poi dico, ma la nuova ridda sua. Ah, letto un bicchiere, ciao. Non fai il tempo a poggiare le spalle, non ho letto che guaglia con la crema. E comincia a serenare. Lucia, vuoto di te panna, ti disse che non si dorme a pazza all'aria. Sopra la testa. Io che non mi ce l'ho più, ogni notte sarà la stessa storia. E va bene, viene da cucare con noi, ma non ci fa rispiegare mamma. Non mi ci cucchio, guacci, che non mi faccio di nome. E perché ne te facciamo l'uomo? Ma si tocca la testa con i coperti, ma è su mutare se le leggi che da mamma. E tu non becca la testa su te coperti, no? Sì, e si sono stati chiuduti a bombardamento. Ma sa che è verità, io non può comandare. Quando è che si stende?
Momento! Qui è! Polizia, aprite! Che desiderano, scusi! Aprite, abbiamo un mandato! E al momento! Tanto tempo di vestirmi! Accomodatevi! Scusi, mi sembra questo l'orario di disturbare in una casa per bene! Scusi per l'ora, ma siamo qui per fare il nostro dovere. Che cosa decida? Innanzitutto presentarci. Io sono il brigadiere Vinci della Narcotici e la mia collega è l'agente Scrivano. Tanto piacere. Io sono il cavaliere del lavoro, Giuseppe Pappalardo, e questa signora è mia moglie. Sappiamo tutto di voi. Che significa? Non capisco. E forse ha ragione. Infatti lei, secondo le nostre indagini, dovrebbe essere al di fuori della faccenda. È vero, Scrivano? Sì, a quanto risulta dagli accertamenti è così. Oh, scusi, di quale indagine sta parlando? Di quale faccenda intende parlare? Per l'amore di Dio, mi successe? Forse avete detto che appartenete alla Narcotici. Precisamente. E scusate, che dico potesse dire io che Narcotici che ne abbia manco da bacco di naso? Non lei. E allora voi? Ci deve essere sicuramente un errore. E me lo auguro anch'io che ci sia un errore, per lei che come credo sia una persona per bene. Crede? Io sono una persona per bene, io sono un funzionario delle ferrovie dello Stato a riposo. Anzi, era a riposo venerdì, stanotte, lei ho potuto riposare manco tanticchia. E allora funzionario mi sembra una parola grossa. Ah sì, perché c'è perché ha funzionato lei. Lasciamo perdere, cavaliere. Mi parli invece della sua figura. Sta bene, grazie. Questo non mi interessa. E allora che cosa vuole sapere? Tutto. E lei fa che se domani che io rispondo. Quanti figli ha? Ah, tre. Quanti di sesso maschile e quanti di sesso femminile? Tutti e tre maschio. Ci vuole dire i loro nomi e l'età di ciascuno di essi? Sì, perché no? Il primogenito è Salvatore, che ha 25 anni. Poi c'è Rosario, che ne ha 21. E infine c'è Domenico, che ne ha 9. E Sasà chi è? A noi risulta che lei ha un figlio di nome Sasà. Ah, sì, mio figlio Rosario. Mi scusi, si chiama Rosario o Sasà? Mangi i nostri figli l'hanno chiamato sempre che vezzeggiativi. Sì. Totò, Sasai e Mimì. Benissimo. Vive nessun altro con voi in questa no. casa? Sì. Sì o no? No. Come no? Cugettina. Chi è pensato? No, è una nipote di mia moglie, figlia di un suo fratello morto in un incidente automobilistico insieme alla moglie. Erano emigrati in Belgio, quest'anno in casa. Sì. A Carusa, stavo su e diciamo viene del caso. Arrivava Sia. Sì. Mi dica, cavaliere, che i suoi figli lavorano? Totò, sì, Totò che è dipendente delle ferrovie dello Stato e nello stesso tempo sta ingegneria all'università. E stasera nel commercio? Il commercio? Che genere di commercio? Ma veramente non so, è in società con un amico suo. Sì. Ultimamente però Sasà ha comperato una moto di grossa cilindra. No, non è da ciò, è di un amico che ogni tanto ci apre. Ne è sicuro lei? Così mi disse a mia. E invece è sua, ed ha pagata quasi 12.000 euro. Non può essere 12.000 euro, non ce l'ho da avere 12.000 euro. E ne poteva guadagnare con commercio? Ma quello commercio? Commercio di sto bagnesuro e scorcedoro. Per l'appunto, signora. Cavaliere. Sì, lei ha idea da dove possa provenire una somma così ingente? Comunque non posso sapere. Io a mio figlio Sasà stendo, umido quando viene a mangiare e quando si cuca. E manco sempre, perché c'è quando mangia fuori e sta a ridire quando io ci stai o meno. Ma che vuole, Caruso, Scusi, brigadiere, ma che cosa sono tutte queste domande sopra mio figlio Sasà? Che cosa fa? Forse rubava il motocicletta? No signora, come ho detto l'ha pagata in contanti. Cavaliere, noi siamo venuti qua per una perquisizione e come vi ho detto prima abbiamo un regolare mandato, quindi la prego di non ostacolare il nostro. Prego. Grazie. Fate pure. Riparo, perquisisce a fondo. Brigadiere, ma è meglio se facciamo uscire prima tutti dalle stanze? Hai ragione. Signora potrebbe dire ai ragazzi di venire tutti in questa stanza, grazie.
Temete che non si è trovato sul mio stanco. Cavaliere, io capisco che per voi non è facile essere svegliati nel mezzo della notte, ma mi creda, è il nostro... Il vostro dovere, questo già me l'ha detto. Mi posso accettare? Sì, se come, grazie. Papà, che succede? Chi sono questi signori? Poliziotti. Chi di voi due si è stato a parlare? Io. Ci vuole spiegare? Saprà ogni cosa a tempo debito, per ora faccia silenzio. Ma voi non mettevate su, dai, cucchetti! Non mettevate su, Gesusino, ciò vota! Un poco di pazienza, mamma, forse ci può chiamare ciò vota, dai. Galera, si mette anche lei con gli altri. E anche tu, giovanotto. Brigadiere, comincia con la perquisizione? Sì, inizia pure, grazie. Mi scusi, brigadiere, sì. Ma io... credo di avere il diritto di sapere perché sono stato svegliato a quest'ora del mattino dopo essere smontato dal lavoro alle 2. Giovanotto, sappia che anche a noi toccava il turno di riposo e invece siamo qui ancora in servizio. Ma ci vuole spiegare almeno il perché? Gliel'ho già spiegato a suo padre, glielo dirà lui. Mamma, mi aiuta Cristiana? Che bagno? A fare perquisizione? Sì, bene. Non è da mamma, non ho capito. Tieniamo la parola. No, mamma, non lo spiego. L'ho trovata, i nostri sospetti non erano infondati. Sì, e ce n'è almeno 250 grammi. Eh sì. Hai guardato bene se ce n'è ancora? Non ce n'è più, brigadiera. Scusi, scusi, brigadiere. Che cos'è? Eroina, cavaliere. Eroina pura. Eroina? Che cucciamo a tanare casa l'eroina? E a me lo chiede? Perché non glielo chiede a suo figlio Sassà? Tu niente dici, non pare, e la chi se la fa la cavaliere droga, eh? Ma io quando è vero Dio uomo dare la vita, dare! Non mi posso calmi. Si calmi, non tocca a lei fare. Ma sto vedendo papà, si sposta. Si calmi. Come potresti fare, scialarato? Forse ti ha fatto mancare un necessario. Io necessario non ci abbastava mai, sembri che assai voleva. Tu fatti fatti tu, chi sti su magari fatti me, perché la vergogna che sta procurando tocca magari a mia. Io avevo quando avevo 18 anni che ci voglio scanciando la notte e poi ogno. Fare fare una bella vita a tia, che ci voglio non ha mangiato mai. E tu, per tutta ricompensa non solo, me lo asti a stima il nemico, le tue spacconate. Ma non basta pagare l'affetto della persona più cara. Tu sei pazzo, non sai che tu carisci. È vero che necessario il mio posto anch'io. Ma brigadiere, devo sapere che non devi stare un altro raspi. Viatti in Minescia è una fede grande una volta a settimana. A 20 anni non si può vivere di Minescia e canto. E che pretendete di mangiare? Eh? Alle coste con condanna le cose del Volga, innaffiato di champagne, dannata! Ce la chiaro, ce la chiaro, e qualche piacere lo potete permettere. Prevedete, su buttarsi, prima che non rispondo più delle mie azioni. Rosario Pappalardo, io ti dichiaro in arresto per detenzione e spaccio di droga. Tornava limpida e scorrevole con l'intervento della fata buona, che metteva ogni cosa al suo posto con la sua bacchetta magica. Nella nostra favola, purtroppo, è intervenuto un maleficio peggiore, la droga, che rappresenta il più serio dei mali dei tempi moderni, un male che non perdona e che difficilmente si può combattere.
Il nostro Sasà però non è vittima della droga, ma del sistema. Un incosciente e inconsapevole l'agitore del male del secolo, vittima anch'esso del complicato ingranaggio che dona ricchezza a pochi e rovina a molti. A questo punto, e dopo forse una domanda, quale può essere l'inevitabile destino di questa povera famiglia a causa dell'abilità di un suo componente, cresciuto ed educato come gli altri, ma deviato e trascinato da una malvagia compagnia che lo trasforma in uno strumento involontario della sua e dell'altrui rovina? È da immaginare. Ma continuiamo il nostro racconto. Ma che ce la fa? Scommetto che non aveva cuore. Lui scommetto di nei sovrani, ma tu sai quando la sera a ditta, almeno 24 ore, che magari sono fatte di canne come hanno mai, se hanno il diritto di riposare a notte. Ma non dico che va a essere cerimonioso, ma tanticchia di umanità poteva avere per la povera mangia che sta soffrendo i beni dell'inferno. Ma già a protestare ci vanno proprio i mangi e i mucchieri. Se ci avessi a fare cerimonia a tutti, meglio che sarebbe un'agenzia matrimoniale e si mette a fare un paramento. Ma perché tutta stingi? Io vado a stare già vicino a mio figlio, Pipprillo! Accetto to, vieni, vedrai che appena arriva ti porta a buone nuove. Intanto comunque devi arrezzare, ti va. Ma come posso arrezzettare, Peppino? Pensando a mio figlio in carcere e fosse ancora ammalentato! Ci ho a pensare prima, e ho a pensare non solo un figlio, ma va a considerare magari che a caccia suo padre e sua madre da morto di crema cuore e i suoi frati che saranno bollati a vita d'infamia per causa sua. Ma non è colpa sua, gli vanno compagno buttare a malassata. Te fermo, perché la donna non si piglia buttare a malassata? Io posso non ho mai sacrificato tutta la vita a pedigli per farlo crescere, per darci a mangiare, per mandarlo a scuola. Pedigli, c'erano solo i facili guadagni, senza pensare alla conseguenza mortale che può provocare la maledetta piaga della società che è la droga. Ha così come conforti, vero? Cerco di tranquillizzarti un po', sono sicura che il dottor ci porterà buone notizie. Avanti, aveva ragione, che cucchi che riposa la ditta. Non mi... Sì, mamma, non caccare che c'hai io sonno. Non mi posso riposare pensando a mio figlio che cado sopra un tavolazzo che ci ruppe l'ossa. Avrà così tutto il tempo di riflettere sopra le malefatte che ha provocato. Zio, ti prego, non parlare in questo modo. Non vedi che la zia si aveva di più? No, c'è la colpa di tutto quello che sta succedendo. Ma che cosa dici? Non dire niente. Io mai ci ho pagato tutta la vita per periglio, per educarlo. E magari... Ma siamo sicuri che tutto quello che aveva fatto è stato sufficiente? Forse può fare che sai? Per Laura è stato sufficiente, quindi io no? Ma non tutti i figli sono stessi, Peppino! C'è qua bisogno di più, c'è qua bisogno di meno! C'è cosa contenta di una carezza e c'è qua bisogno di una parola di conforto! Mimì, per esempio! Avevi bisogno di darmi la Samuele, non lo so! Abituato, non ti preoccupare. Peppino, ci non lo coppa? A cui? Con mia Sasà.
E perché ci avessero a dare roba? Ma anche per farlo confessare, no? E come confessare se la gioca ci ha trovato? Ma un uomo di quei cacciatori mio. Sì, ha messo casa sa, sarò qui. Peppino, tu ruoti quando sa pigliamo l'epatite virale. Era vecchio che amore. No, Peppino, non dire che isso, perché lo pensa. Però aveva 5 anni. Si cominciava a sentire male, ma non sapeva dirgli dove si sentiva. Tu eri in servizio e io sono in casa con due vicini, Totò e Sasà. Era in casa. Aveva chiamato il medico, ma era già fuori appena visita urgente. Totò, che è stato sempre assinnato, prendimi fare come una pazza, o che pensavi di Sasà che si mangiava e delirava per troppa freddo. Dopo che cercavo di rinciacciare del mio terreno, ci hanno sempre occupato, si partiva appena. E su lì, 9 anni aveva, che venire da ciccare. E quando ho visto davanti con la facciuzza sparuta, la cussa che avevo fatto, e l'occhietto rosso di pianto, la bassa cosa che non si stava sprofondando sotto le reti. Ci domandava che cos'era successo. Ma usa, non ci riusciva, non poteva parlare. Allora, dopo un po', tranne per la giacca, con un garuzzo che cerca aiuto, pronunziava un nome di Sasà. Allora capì che si trattava di una cosa grave. Pregai il nemico di accompagnare la cavagna e mi precipitavo. Quando arrivaste, un medico era già arrivato e stava visitando Piccirino. Poi io stesso lo accompagnavo pronto soccorso d'ospedale. Un ne fu ricoverato in un reparto di isolamento. 10 giorni da stese fa prima, la vita e la morte. E per mia, furono 10 giorni d'agonia. Assettata a rete di porta, come la Madonna, come un'addolorata, senza spugnare da te piano. Notte e giorno, manco per dire a mangiare, oppure che sa, ci fa riposare da tanti. Trovate che mi dicesse l'ottavo giorno, quando il professore mi disse che non c'era più speranza. E non voleva mettere che ho mondo a usare vita. Poi il vicino migliorò, stessi buono. E dopo una marina, per il misa restai 8 volte incinta. Ma non voglio portare a termine la gravidanza a causa di un aborto. Dopo 6 anni, dolci in fondo, nasci un amico. Aveva il desiderio di una figlia femmina e venne nascere se mascolazzi. E ora sei una ultima volta, come 18 anni a re, a pignare per lo stesso figlio. Aspettando che qualche bravo e pietoso medico ne venga a buttare una buona notizia. Miracolo, ci vuoi, o mattano. E noi ci priamo, camaro munza, un miracolo lo fa. Non parlo di più come si prega. E tu provaci, provaci Peppino, ma te che tu rivolti. Non parlo molto. Ave Maria, grazie. Totò, non mi scrivi la stessa, ci potresti parlare. Ma non dai c'è. Parla, Totò, di verità. Sì, mamma, ho visto. Che ti dissi? Niente, non mi ci vicino a parlare. Ui, disti da lontano. Ho visto, leggevo oggi, non c'è un oraccio. Oh, aiuto, vedi! Senti, aiuto! Lucia! Avere sì un senso allegorico e racchiudere una morale, ma devono avere anche un lieto fine. Non possono lasciare chi li ascolta con l'amaro in bocca. A questo punto invece la nostra favola si è trasformata in dramma e rischia di diventare tragedia se non corro subito ai ripari. Ma chi sono io
che di punto in bianco potrò cambiare il filo della trama del racconto e far diventare chiaro ciò che era diventato oscuro. Sono la favola e perciò ho la facoltà di cambiare il corso del racconto per dargli un finale più consono ad una favola e che lasci contenti piccoli e grandi, ma nello stesso tempo abbia una morale che dia a tutti un messaggio di pace e di gioia. Lasciatemi perciò fare il mio mestiere. Non giocare, con me non si diverte come con mio fratello Sassà. Ma Dodò, figlio mio, Concettina non voleva dire che è sua e che è stanca, caro, se si vuole riposare. Però Concettina... Sì, già. Vai ad aprire, Chetti, questo è il duro della famiglia. Sassà! Piccola! Quando sei arrivata? Alle 20:40, ma tu non c'eri ad aspettarmi. Non ho potuto, avevo un impegno. Senti, si mangia? Si mangia, tu pensi solo a mangiare, manca solo dare a tua madre. Mamma. E papà? Papà. Sassà, mi portassi in via? Dimmi, ma lei perché? Mi volevi fare una sorpresa. Dammi il caso, Vissica, ma lei perché? Vieni, ma che bello. Ma che sta succedendo? Niente, mamma, non ti preoccupare. Il vostro Mimì si sta agghiottendo, usa l'inglese. Casa la sassa a cattare più bugali, ieri, io. Ma che ti sto sentendo male, mamma? Sì, io sono un po' imbarazzato. Chi se su tutte le porcherie che ti mangi quando vai al ristorante? Niente. Tu non vuoi scudare a me? Niente, ma me la sposta, non ti preoccupare, niente. Piuttosto, perché non vai nella cucina e ci fai papà l'insalata? Usarei così, non c'è l'insalata, non senti piacere. Io sono scudato. Chietti, per favore, vai a dare anche tu una mano. Sì, certo. Mimì, facci pagare tu a te la forza. Io voglio caricato. Ma andando, faccio a te una volta che la insalata. No, ma mi senti. E chi l'ha sentita banna su Anchetti? Forza! Ma adesso, la c'è la mamma! Ma che ti contia vuole stare? E tu non usare? Morissita! Tu me lo sbindato! No, invece, vuole stare prima. Dici, a me mi spiccico cuore di stare con Mimì. Picchiamo assai però io. E va bene, faccio finta di chirici. Ti pregano, saccio che a tutti voi li chiri stai sul. Sta sul dentro. Chi è Eroina? Ah? Che cosa? Ah, che non farò secondo insomma, ma rispondi, chi è Eroina? Sì. Ma te rendi conto che doveva poter succedere? Sono mi sa che te manda oltre, te rendi conto? Lo sai tu che è una dose esagerata, può ammazzare magari delle fate? Figura con imbecilli di 90. Non poteva pensare che me lo va a fare male. Ma non lo va. Mi dispiace. Ah, ti dispiace? Sono chi sto sarebbe. Però sta gioca ammazza a piccini di... Tra un gran uscì che sto, non ti dispiace. Mi non sono tutti i figli di più marce. Che fai, non pare? Ti manca la parola? Dimmi una cosa. Ti vuoi fare tu? No, io no. E allora? Stai la verità? Te lo giuro. E puoi andare a spacci la ciola. Io non la spaccio. E allora che fai? Con me. La compro e la rivendo agli spacciatori. Non è la stessa cosa. Non ho contatto con il tossico di Vellene. Ma per fare questo non ci vuole un capitale? Non è difficile raccimolarlo quando il guadagno è il triplo del capitale. E se lo papà non muove a sapere che fai? Non è non a sapere. Su tu non ci dici niente. A chi vuoi che ti venduto complice magari? No. Bastava, bastava non va. E non è lo stesso? Che se a me mi sta successo una disgrazia? Ah? Non mi scanso. Stavolta sul mio ruzzo ti scansavo. Ma non ti può scansare per sempre. Su tu persisti lo stesso sbaglio, lo sai come si dice? Errare umano mese, perseverare è diabolico. Hai ragione, Dodò. Il gesto di Mimì, dai due volte. Forse sì.
Che sto vero, che non hai compagno, ci vuoi che ti la catenella. E come mi sei sicuro come tu? Cacciere c'è da rubare, forza. Ma chi ci vuole donare i soldi alla sanità? E tu ci voglio. Non l'hai una sua così indietro. E allora sai che fai? Ti vieni la motocicletta e se i soldi capigli non ci abbassano, ci avaghi o ne fai? O papà non ha lasciato il ciavaglio di magazzini e un amico solo? Sì. Forza può dire come mi sta consigliando. Ma tu non ci rientri dopo veramente. Non mi preoccupare che non voglio farci vite ne ho fatto. Guarda, faccio scomparre sto veleno, mi gusta. Ma proprio così. Ah, mamma mia. La banda che sta facendo l'ansata più via. Ah, e Sasà? Sasà è il non baglio. Ah, cazzo, ti arrederò? Guarda che fai, chiama mamma, chiama Chietti, anche mie e ne mangiamo su. Sto molto buono, prima che sia fritta. Va bene, subito. Avanti. Mamma. Ciao, papà. Oh, Sasà, e come mai un uomo d'affare come te questa sera mangia in casa? Avevo promesso alla mamma che aveva mangiato a casa, visto che la vigilia di Natale è arrivata Chietti. E come mai? Che da questa sera Sasà cenerà sempre a casa. Ah, sì? Vero, Sasà? Lo prometto. E come mai? Che fai? Ti arriveresti dagli affari? Hai chiuso? Ha chiuso, papà, ha chiuso. E perché? È un affare andato a male, cose cagate. Però? Già, ho deciso perciò di accettare quel posto di magazzinieri che mi ha offerto quel tuo amico. E ho anche intenzione di iscrivermi una scuola brava. Ah, sì? Bravo, veramente, bravo. Grazie, papà. Era chiuso per lo meno che potevi fare. Vedi? Mi stai dando una grandissima consolazione, mi stai facendo un grosso regalo. E che regalo ti fici, Sasà? Ah, regalo che abbiamo fatto cutia. Sasà ha promesso che si mette a studiare per diplomarsi e si mette a lavorare. Che dovrebbe, Sasà? Sì, sì, sì. Mi sarà una grande gioia. Avanti, ma volevo prendere posto prima che andare fritta, avanti, poi che me ne va a fare nostre, va, forza! Allora, un po' di vino che vorrei fare un brindisi alla famiglia. A prima dell'ingoto, usted passa una mamma che sotto la spesa. A bello capofamiglia che ne considerano, Paranciata, vero? No. Allora, questa è una serata speciale e ci vede finalmente tutti riuniti insieme. La famiglia al completo. Tocca perciò a me, che sono il primogenito, fare il discorso di prammatica. Papà, mamma, io voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto, per tutti i sacrifici che avete fatto per noi, privandovi spesso del necessario per non farci mancare niente. Mi dichiaro perciò fiero di essere vostro figlio. Ringrazio inoltre i miei fratelli per il bene che mi vogliono e auguro loro ogni felicità, in particolare a Sasà, che stasera ha fatto una promessa solenne e al quale voglio ricordare che la felicità non significa ricchezza, ma amore, gioia, comprensione, lavoro e tante piccole cose che si possono ottenere gratis e senza fare nessuno sforzo. Ringrazio inoltre Chietti per la gioia che ci ha dato e mi ha dato venendo a stare qui con noi. Ti voglio bene. Anch'io. Quindi buon Natale e buona cena. Mangiamo. Buon Natale. Scusate, io avevo sentito tante cose, ma non mi escono. Non perché non avesse niente da dire, perché sono commosso. Di parole non mi esce, dico solo voglio bene perché siete la mia gioia e la mia felicità.
Buon Natale. Buon Natale. E buona cena. Buon Natale. Magari tu! Oh, tu vai, magari io! Basta che non sbagli a parare! Anche quando vai, non sbaglio a parare, se tu vai a statevi tutti muti che Cicerone deve pronunziare una catilinaria! Oh, vedi che Cicerone ci può essere tu, e poi adesso dici che io non riesco catilinare! Oh, vedi che non capisci niente, basta che vuoi parare, fai lo spetto! Devi sapere che Cicerone fu un grande oratore dell'antichità, perciò io tu si fare un complimento. Io ti ringrazio, ma ho stati di tutti i modi che non capisco tutti i tuoi caratteri. Facciamo parlare, sentiamo cosa da dire. Sì, ma... Sì, Paolo, Paolo, avanti, che scacciati ti spegni, ci starai gridando. Perciò, facci di infatti voci, che io mi faccio ancora! Contenti. Io ho detto la mia, ora voi dite la vostra. L'agente Pupa Spampinato e il brigadiere Carmelo Drago. Sassà, Damiano Mamitta e Mimì, Gioele Pidelà. Totò, Francesco Lombardo e Ketty, Gabriella Mantia. Lucia Maria Iugara e il grande cavaliere Pappalardo Giambattista Spampinato. Ho dimenticato di presentare la favola. Venisse qui Antonio Pidalà per porgere insieme a tutti noi gli auguri più sinceri per questo Natale e per l'anno nuovo. Posso ringraziare i miei autori. Grazie, grazie a te. Ogni vinto con la mente il cielo sale, e a quando le stelle se ne va, non essere scostumato. Io scalzo la tua onda. Bene, ho voluto ringraziare tutti gli attori per far ammettere la tua. Bravi, no? Sì. Perché fino all'altro ieri poi chiamano schifo tutti quanti. No, ringraziato
Ringraziamo Pietro Giordano che ci cura la ripresa e le fotografie che avete visto all'ingresso. È un nostro nuovo acquisto, è uno straniero perché l'abbiamo acquistato da Napoli. E quindi grazie a Pietro Giordano. Questi sono per il piccolo. Tanti problemi le ragazze che stanno al botteghino perché fanno un lavoro massacrante in questi due giorni e sono Anna Mannino e Daniela Indaco. Anche se non c'è, volevo ringraziare anche colui che ci crea tutto il lavoro pubblicitario, che è Maurizio Romeo con la GN Video, che avete visto un pochettino come gli sponsor. Vorrei ringraziare anche tutti i nostri sponsor che ci hanno aiutato a sostenere la stagione, anche se non sono tutti presenti, ne abbiamo qualcuno. Vorrei ringraziare Melunga che ci ha dato la possibilità, che ci ha aiutato, l'attacca. Vorrei ringraziare i Santi. A proposito dei Santi, volevo suggerirvi se andate ai Santi mangiate un'ottima pizza. Ma noi in paradiso, no, i Santi che si trova alla pizzeria, non ricordo dove era, via San Giuliano, un'ottima pizza. E se puoi dire che siete nostri abbonati, Giuseppe Squisito si farà un prezzo particolare. La migliore pizza di Catania. La Wittuxo che ci ha aiutato anche tantissimo. Abbiamo un ultimo ingresso che la... I nuovi praticamente supermercati Arden Brand di Aleo. Di Aleo, sì. Ringraziamo anche tutti loro. Ne approfittiamo per farvi, per augurarvi un felice Natale. Uno splendido anno nuovo, speriamo. Si fa per dire, si fa poi il peggio dell'auto. Speriamo di no. Tino Mastroianni è già stato ringraziato da Giambattista, ma io lo ringrazio un'altra volta. Stasera è stato imbeccabile. Bravo. Infine, volevo ricordarvi che il 7 e l'8 febbraio ritorneremo qui in scena con la nostra compagnia ospite di Aci Reale, che ci presenteranno uno spettacolo di Domenico Padania, che ci ha dato il piacere di venirci a trovare stasera, è stato scritto da lui. Ah, è molto... sì. Ciao Mimmo! Di Domenico Padania, che sarà in diretta il Decotto di Romeo, giusto Tito? Non ho sbagliato stasera. Il Decotto di Romeo. Quindi vi raccomando una cosa che vi vorrei raccomandare, perché poi qualcuno si lamenta con me. Mi raccomando sempre la puntualità. Mimmo, vedi che io di tua nipote ogni sera ho detto un mondo di cose, che ha una voce che sembra un usignolo. È vero o no, Mimmo? Dai, confermo. È vero. Quindi mi raccomando. Tranne il fatto che ha cantato una trasmissione che sbaglia. Io non seguo queste trasmissioni, ma me l'ha detto Mimmo. Va bene. Rinnovo gli auguri, buon Natale e buon fine anno. Ci vediamo.